DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Era Fotografie di Claudio Baglioni, una canzone del 1981. Il suono ricordava un po' True Colors di Cyndi Lauper, però questa è di 5 anni antecedente e quindi era semplicemente una questione generazionale. Sì, andavano quei suoni lì. Sì, Time After Time, non Time After Time, bravo. Sì, quella batteria tipo Roland. L'inizio, c'era l'inizio di Baglioni, no? Sì, 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 veramente anni 80. Assolutamente. 11.45 Radio DJ, rimaniamo per 5 minuti ancora in ambientazione sportiva, anche perché lo sapete, ma questo è un giornale, questo programma è un giornaliero, come quello che si fa in montagna per andare a sciare, sì. Ed è diviso nei vari argomenti. La parte finale... Un attimo, io tutte le volte me lo do in faccia. Cioè, un attimo, c'è uno davanti che non sa far andare il conto. Anche sabato in montagna. Bam! Io lo tengo col cordino dietro il cappuccio, cioè, praticamente, quindi rimane abbastanza corto e non mi sventola in faccia mentre va. Dico, però no, c'è in tasca. Non c'ho voglia. Ma poi non è più quello che passa. No, e già ti riconosce. C'è ancora quello lì che devi infilare. Perché l'hai fatto un giorno. Un po' di antichità va a costare. Fatto solo un giorno solo. Sì, 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 sì. Giornaliero, giornaliero. Se tu fai settimanale, cioè, ogni volta io arrivo lì, devo infilare questa cosa. Poi lo lascio andare e poi va un po' avanti indietro anche il tuo. Esatto. E poi ti ritorna indietro e sfondo. Sempre in faccia, sempre netto, sì, nei denti. Sì. Allora, comunicazione che arriva da Francesco, tifoso dell'Avellino, che ci comunica che domenica, dopo 741 minuti di astinenza, quindi dopo quasi 10 partite, Felice Vacuo è tornato a segnare, regalando una vittoria all'Avellino che mancava dal 23 dicembre. Quindi domenica ha evacuato. Ha evacuato, dopo 741 minuti ha evacuato. Hanno evacuato lo stadio. Sì, direi di sì, perché sai che quando si mantiene per un po' di tempo dentro, fermenta. Felice, ecco. Vacuo, che io pensavo che fosse argentino invece napoletano. Eh sì, vabbè, d'altronde. Che scherzo. Gli stiamo regalando una fama. No, poi pare che sia anche molto bravo, molto in verità. Chiudiamo con una notizia un po' amara che secondo me non ha fatto dormire per almeno un paio di giorni Guido Bagatta, sempre che abbia fondamenta. In questo weekend a Las Vegas si è disputato l'All-Star Game, che è una partita esibizione, in realtà non ha nessun valore tecnico, dove tutti hanno quelle scarpe lì, no? L'All-Star Game hanno esatto, tutti le Reebok, tutti con le Chuck Taylor, le All-Star, quelle okay, degli anni 50. Sì, quelli dello Star Game. Queste che erano blu e le ho lasciate al sole, guardate come sono diventate. Ma sei all'altezza per giocare a basket? No, queste sono alla bassezza, perché sai che queste se sei 1,70 ti fanno 1,68. Esattamente, ti fanno perdere. Bene, si è disputato l'All-Star Game, che è una partita nella quale giocano i migliori giocatori delle due conference. Praticamente è un po' un onore, no? Cioè, se tu sei un giocatore, la tua speranza è essere convocato in questa partita. Fanno poi molte gare anche di contorno, fanno la gara per i rookies, cioè gli esordienti. Mm-hmm. Fanno la gara di schiacciate, ci sono sempre queste cose spettacolari che poi si vedono sui giornali. La notizia... Sì, potrebbero farlo anche in Italia, vabbè che giocano ogni due giorni. Secondo me ci hanno anche provato. Col calcio, forse. Dico. Sì, ci hanno anche provato. Cosa fare? I migliori della Serie A contro i migliori della Serie B. Per dire, perché non è una partita così impari, eh? Poi vabbè, sì, quest'anno sì, in sì, particolare, sempre quello perché che non... c'è la vecchia signora in Serie B, quindi... Se vi può interessare, ha vinto l'Ovest contro l'Est, ma la cosa che è venuta fuori è che è tutto combinato. No! Cioè, praticamente prima della partenza... Della... No! Ci sono 250 paesi collegati. Ma tutto... 250 paesi collegati, ma tutto combinato... Nel senso che hanno già deciso chi deve vincere, ma tipo... soprattutto hanno già deciso chi sarà l'MVP. Sai cos'è l'MVP? No. Il Most Valuable Player, cioè il migliore in campo, fondamentalmente. Ma scusami, ma è tipo il wrestling? No, tipo che il wrestling, è no, tutto vabbè, già no, deciso? No, però perché... gli dicono, vabbè, allora, deve vincere come MVP Kobe Bryant, perché abbiamo già pronta la copertina di questo Luisi Canzoni. Funziona così, nei giornali sono già pronti con la copertina... Fatelo segnare, e ha fatto 31 punti pur giocando abbastanza. Quindi diciamo che è una cosa illegale, è una cosa sporca. È una cosa un po' sporca che per fortuna però finisce un po' nel nulla, perché non è che ci sia in palio, sì, niente, il trofeo, no? È una festa, è come, del basket. Davvero, è come se il Guerin Sportivo facesse i migliori della Serie A contro i migliori della Serie B. In Italia nel basket si gioca stranieri contro italiani. Vedi? È già un buon punto. E quindi c'è qualcuno che si è arrabbiato con David Stern, che è il commissioner, il gran capo della NBA, accusandolo appunto di giocare un po' sporco, no? E Stern ha dichiarato, peraltro: I will say the time is a gentleman, and so you know what, they killed my soul, but I don't say nothing, I wait, I say please don't hit my family, hit me but not my son, because my son has got so many problems with his wife
Because repeat me, please. You said the time is a gentleman. The time is gentleman. In Italian, only time will tell. Only time will tell. Because I tell you, my name is Lucky Luciano, and I tell Lucky Luciano, ero mafioso. I don't know. I'm sorry. I'm sorry about that. My name is Mogino. There is no translation. Stern. My name is David Stern. And so you know what? Musica. Musica. Mettiamo un po' di musica. Oh. Ho parlato in italiano. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia.